Settimana con molte soddisfazioni in casa del Pozzo. In seconda categoria pareggio 1-1 nell'attesissimo derby con il San Giovanni Lupatoto. Partita ben giocata da entrambe le squadre e tutto sommato pareggio giusto. I rossoblù possono recriminare per l'occasionissima sull'1-0 mancata da Sabiot a tu per tu con il portiere, azione che se trasformata avrebbe messo in frizza la partita. Resta però una buona prestazione che ha mostrato un Pozzo in salute e in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite. Gli allievi A perdono immeritatamente a Raldò per 2-1. Il risultato è davvero beffardo per i ragazzi di Manfrin, ai quali sarebbe andato stretto persino il pareggio. Ma questo è il calcio, e dà ragione chi scuote la rete avversaria una volta in più. Gli allievi B vincono 6-0 a Monteforte. Partita perfetta dei giovani rossoblù, che hanno dominato in lungo e in largo un avversario che fino ad ora si era ben comportato su tutti i campi. Un applauso dunque a questi ragazzi ed ai loro mister. I giovanissimi perdono 5-2 in casa contro il Borgo Primo Maggio, ultimo in classifica, nello scontro tra i fanalini di coda della graduatoria. Prestazione al di sotto delle aspettative per i ragazzi di Galantini, che però non demordono mai. Altra goleada ed altra bella partita degli esordienti. Bel gioco, buona condizione atletica, tanto entusiasmo ed un pizzico di buona sorte che non guasta mai, ingredienti di questo momento magico. Da segnalare il primo gol al femminile della storia del Pozzo. A segnarlo, anche se un po' casualmente, è stata Giada Marasà. Tutte ferme per maltempo le altre categorie. Settimana caotica per quanto riguarda le partite a causa dei recuperi dovuti ai rinvii per maltempo. Iniziano lunedì Pulcini 2004 in casa contro il Raldon. Mercoledì tocca sempre in casa e sempre contro il Raldon i Pulcini 2002-2003 e ai piccoli amici 2006-2007, mentre i piccoli amici 2004-2005 giocano in trasferta contro il Noi La Sorgente. Ancora mercoledì ritorno dei quarti di finale di Coppa Veneto per la prima squadra che gioca in trasferta contro la Spareto. Si parte dall'1-1 dell'andata. Sabato tocca ancora ai Pulcini 2002-2003 di scena a Cali David, mentre gli esordienti giocano a Marchesino. Sempre nello stesso giorno i giovanissimi vanno in trasferta contro il Savai, mentre gli allievi B giocano tra le mura amiche contro il Bussolengo. Domenica mattina gli allievi A scendono in campo al Pasetto contro l'Oppeano, mentre nel pomeriggio la prima squadra gioca sempre in casa contro il Montebello in una partita importante in chiave playoff. Il tutto ovviamente pioggia e maltempo permettendo.